Davide, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Matrimonio poraccio a Porto Giaro. Commenti veramente poi di una poraccitudine. Il vestito è cinese. Il vestito era non bello. Di più. Io mi inchino al trash. A me il mio giorno più bello non me lo rovinano sti quattro caproni gelosi invidiosi. Ciao amici chips, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome. Benvenuti in questo nuovo video dedicato, ragazzi, al matrimonio dell'anno. Ma che dico dell'anno? Del secolo, il più trash in assoluto della storia di YouTube Italia, ed è quello tra Chiara D'Alessandro e il suo compagno, anzi, ormai dovremmo dire marito, Davide. Chiara D'Alessandro e Davide si sono sposati e sono scoppiate mille polemiche. Sarà vero? Sarà falso? O sarà fifella? Prima di iniziare però, ragazzi, sì, sono ancora con ste bellissime orecchie da topolino, perché voi state guardando questo video, e credo sia mercoledì, ma io sono finalmente a Parigi, perché sono a Disneyland Paris, starò 3 giorni qui. Non vedo l'ora di farvi vedere tutto quello che è successo, ma se volete vedere, anzi, in presa diretta, vi ricordo di seguirmi su Instagram, dove mi trovate come Fabrizio Valerio. Ma comunque, come sempre, vi ricordo anche di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto. C'è un tastino con scritto iscriviti e di fianco c'è anche una campanellina. Cliccatela per attivare tutte, dico tutte, le notifiche relative ai video che pubblico quasi ogni giorno sul mio canale, così da rimanere sempre aggiornati sul gossip, sul trash e anche, ragazzi, sì, sui matrimoni trash. Ah, e ricordate, se non vi iscrivete al mio canale... Siete delle brutte persone, ve lo dico io, siete delle brutte persone. Capito? Eccoci qui, non potevo non parlarvi dell'evento più atteso dell'anno, più di Sanremo, più del matrimonio ormai praticamente finito di Pamela Prati e Marco Altagirone, più di tutto quanto, perché dovete sapere che qui su YouTube Italia ci sono due queen del trash. Una è Follettina Creation, l'altra, ragazzi, è Chiara D'Alessandro. E se vi state chiedendo, ma chi è sta scappata di casa? Beh, ragazzi, lei è una youtuber molto conosciuta non soltanto su YouTube, ma anche in TV, perché è finita, pensate un po', anche ospite da Barbara D'Urso, anche con Follettina Creation, e addirittura ha fatto una bellissima spa con Costantino Vitagliano, vi lascio immaginare. Chiara D'Alessandro è molto conosciuta qui su YouTube perché i suoi video sono una polemica unica, e noi ne sappiamo molto bene di polemiche se seguite il mio canale YouTube, perché parliamo solo di questo. Ma lei è veramente, cioè, i suoi video sono, e le sue live che durano tantissime ore, sono veramente, sono l'emblema, diciamo così, della polemica. Fatto sta comunque che Chiara condivide tutta la sua vita su YouTube e ovviamente anche questo super super trash matrimonio, dalla preparazione all'abito al giorno stesso delle nozze. Il giorno delle nozze è stato ovviamente documentato anche su YouTube, dove sono state pubblicate delle live, ed ovviamente il tutto è stato anche ripreso con delle stories su Instagram, foto, insomma. Sono successe un sacco di cose ed io ho preparato per voi un mini riassunto dei momenti più interessanti, più trash di questo matrimonio. Davide, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Ecco, adesso sono marito e moglie, insomma, è un bel applauso se lo sono meritato. Scusate, la mia principessa, ora ci godiamo un secondo il viaggio. In tutta questa bellissima cerimonia, in tutto questo bellissimo giorno speciale, credo però che la cosa più trash in assoluto sia il ciondolo di Chiara D'Alessandro, perché mi ricorda, non so voi, ditemelo anche voi, mi ha ricordato tantissimo il ciondolo di Rose, il cuore dell'oceano. E quindi, ragazzi, qua veramente abbiamo toccato livelli di trash assurdi e sicuramente sarà, della mia stessa opinione, una persona della quale parleremo un pochino più tardi nel video. Ma adesso torniamo a noi, perché ovviamente questo matrimonio è stato seguitissimo sui social, c'è chi lo ha amato e chi invece, diciamo così, l'ha odiato.
Molti utenti del web infatti si sono scagliati contro Chiara D'Alessandro, anche in un giorno importante e felice come il suo matrimonio, ovviamente offendendola purtroppo e criticando soprattutto il suo look e tante tante altre cose. Tra i tanti che hanno commentato questo evento super trash c'è anche una nostra conoscenza. Lei è qui su YouTube da tantissimi anni, tutti la conoscono come la diva del tubo, che in questi ultimi mesi ha avuto non pochi problemi con Chiara D'Alessandro. Infatti ha deciso di fare una reaction, un video reazione, proprio su questo evento imperdibile. L'ha voluto commentare assieme ai suoi fan. Che si sono veramente sposati. Mi è sembrata una cosa molto very trash e soprattutto molto poraccia. Non money per questo matrimonio. Il vestito è cinese, gli anelli sono cinesi. Forse non era neanche della misura adatta del matrimonio poraccio a quarto giaro. Il ciondolo di Titanic. Ovviamente cinese di sicuro. Qui veramente io mi inchino al trash. E proprio come dice la diva del tubo, a far discutere è stato sicuramente l'abito da sposa di Chiara D'Alessandro, perché in queste settimane devo dire che tantissime persone hanno iniziato a dire sì, ma lei l'ha comprato dai cinesi, il velo non vale niente, insomma, un vero e proprio caos. Chiunque ha detto la sua, ma la verità ovviamente la sa soltanto la diretta interessata, e cioè Chiara D'Alessandro, che di fronte a queste critiche, a questa polemica, ha voluto rispondere pubblicando delle stories sul suo Instagram, mostrando addirittura, pensate un po', e facendo anche i conti, con tanto di scontrino. Diego, bene, avete visto la prima ricevuta che era di 3,50 e c'è la casa. Siccome io la bolla ogni volta che andavo a provare il vestito, la prima l'ho persa, quella originale, mi hanno fatto la copia e avete visto un prezzo pensato di 3,50, ma era il secondo acconto. Se infatti ci fate caso nei vari cose che ci sono scritte tornate nella live, fatevi il fermo immagine. Io in 18 non sto qui di nuovo a scassarmi, a fare queste cose, e poi sinceramente basta, perché questa è l'ultima cosa, perché io sono un po' orgogliosa, cioè sono orgogliosa e quindi voglio dimostrare le cose, però basta fino a un certo punto, perché poi si esagera. Quindi dicevo che questa cosa praticamente, vedete, 3,50, se guardate lo scontrino, la data, vedete che l'ho fatto a novembre e corrisponde al secondo acconto. Il primissimo acconto che io ho dato è 400 euro, poi c'è stato quello di 350, poi c'è stato uno di 200 e il totale che vedete su questo scontrino che vi ho postato, che è di 800 e qualcosa, se non me lo ricordo più, aspettate, ce l'ho qua, vabbè, 878,40, datato 24 gennaio 2020, ovvero il giorno in cui ho ritirato l'abito. Quindi cortesemente la gentaglia che scrive ancora che io l'ho preso dai cinesi e che quello era solamente per fare le maniche, veramente basta, perché non risponderò più a nulla, davvero non do più soddisfazione a nessuno. Però questa cosa volevo metterci un puntino sopra, e quindi il mio vestito era non bello di più e io sono felice per perdere tempo in queste stupidaggini. Passo e chiudo. Abito da sposa a parte, a far discutere è stato anche il velo da sposa, perché ovviamente vuoi farti mancare pure la polemica sul velo da sposa? E no, e dai, su. E pensate un po', per rispondere a queste polemiche, anzi alla polemica sul velo da sposa, Chiara D'Alessandro ha pubblicato una live che dura un'ora e venti quasi, che ha come titolo "Che vergogna, non so come dirvelo". Ovviamente io non ho guardato un'ora e venti di live, ma da quello che ne ho capito e dai commenti soprattutto che sono stati rilasciati sotto la live, praticamente cos'è successo? Lei ha parlato di questo velo che, sì, è vero, non costava tanto, credo sia costato sui 10 euro se non mi sbaglio, e praticamente era un regalo addirittura di un suo amico. Quindi boh ragazzi, sinceramente ci mancava pure sta polemica sui 10 euro di velo, vabbè. E anche se sono passati oltre 10 giorni da questo bellissimo giorno felice per Chiara D'Alessandro, le polemiche non si placano. Addirittura c'è chi continua ad offenderla, chi cerca in qualsiasi modo
di demolire questo giorno speciale per lei. Tant'è infatti che in queste ultime ore Chiara D'Alessandro ha voluto fare un attimo il punto della situazione e ha praticamente risposto dando degli invidiosi a tutte le persone, a tutti gli haters che la criticano. Allora, siamo a livelli di... Sapete quando c'è proprio livelli che traboccano? Ecco qua... L'invidia sta proprio straboccando da ogni dove, pur dai ciapette, guardate. Allora, non sto a commentare commenti veramente di una poracitudine che è veramente inqualificabile. Certe persone inqualificabili non li commento, ma neanche mezzo secondo di gloria gli do, ma papà. Volevo dirvi che stasera farò, oltre al video dei regali di nozze, stupendissimo, e poi non mi venite a dire video polemica, ma basta qui e là. Ragazzi, io mi rivolgo adesso a tutti quanti, sia haters, no, gli haters non mi frega niente, non mi rivolgo agli haters, mi rivolgo gentilmente alle persone che mi seguono con affetto. Io farò questo video, non lo farò in live perché non do diritto di risposta a nessun haters del cavolo, anche perché comunque non capiscono niente, hanno un microcervellino che manco le capre. Farò questo video dove una volta per tutte metto un punto sulla storia del mio matrimonio, perché avete veramente rotto a invidiarmi così tanto, perché sono felice con Davide, mi sono sposata e ho realizzato il mio sogno e voi non vi siete nessuno. Praticamente metterò un punto, farò un video. Se non vi va di guardare questo video, non lo guardate, perché sinceramente dopo dirmi potevi evitare, lasciare, no, io devo mettere un punto, perché qua oltre che non mi si è chiesto scusa di tutta la diffamazione che mi è stata fatta, si continuano a dire c***e e io non ne posso più. A me il mio giorno più bello non me lo rovinano sti quattro caproni gelosi invidiosi. Basta. Staremo a vedere nei prossimi giorni, lo sapete, io sono a Disneyland, quindi non riuscirò probabilmente a fare dei video a pubblicarli, ma appena torno, ragazzi, torneremo anche sull'argomento. Nel frattempo staremo a vedere quale sarà la verità raccontata e lo sfogo soprattutto di Chiara D'Alessandro su tutta questa gigantesca polemica che si è creata attorno al suo matrimonio. Io non ho ancora sentito nessuno chiedere scusa. Persone a me sconosciute parlano. Il mio abito è un abito da atelier, pagato tra tutte le cose quasi 2000 euro. Non è il vostro vestito, è il mio. Io decido come andare fuori. Vi ho detto che il velo l'ho preso su Amazon. L'ho pagato 10 euro perché quella tagliere costava 189 euro. Nel frattempo però fatemi sapere voi qui sotto con un commento cosa ne pensate di questo bellissimo matrimonio. Io vi dico la verità, sarà stato anche trash, ma quando una coppia comunque si innamora ed è contenta e condivide anche con tante persone questo giorno speciale, io penso che per una volta potremmo anche evitare di commentare negativamente e soprattutto di offendere gratuitamente, perché possono non piacere queste persone, però si sono sposate. Sono felici insieme, questo penso che sia un po' quello che conta. Il video può finire qui e spero tanto che vi sia piaciuto. Se è così lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e qui sotto come sempre vi lascio tutti i miei social dove potete seguirmi. Io e Mark vi salutiamo e noi ci vediamo in un prossimo video. Vero Mark? Vai, saluta. Mark. Vabbè ragazzi, anche oggi noi ci abbiamo provato. Ciao.